Sabato 18 marzo 2017 alla Galleria Merlino in Via delle Vecchie Carceri, nel vecchio carcere Le Murate a Firenze, sta per essere inaugurata una mostra internazionale. Il titolo è Dialogo nell'arte, è un confronto fra l'arte contemporanea italiana, quella austriaca e quella della Baviera. La manifestazione è promossa da Expertise, insieme a me c'è Marina Volpi che ne è il presidente, credo, sì. E ci presenterà ovviamente anche la controparte austriaca oggi presente, che parleranno nome degli artisti, e poi gli altri due curatori che tu presenterai ovviamente ai nostri telespettatori, invitando i telespettatori stessi a venire a visitare la mostra, e quindi ci dovrai ricordare gli orari e i giorni di apertura. Perfetto, allora noi di Art Expertise, sia io che Maria Grazia e Bebubelli e Tommaso Gardenti, siamo molto felici di inaugurare oggi questa esposizione in cui l'arte italiana rappresentata da Art Expertise dialoga con un gruppo di artisti austriaci che in questo caso sono rappresentati da Corinna Brandl, che è una delle nostre anche artiste di Art Expertise stesso nella Galleria Merlino. Questa mostra è aperta da oggi fino al 1 di aprile, tutti i pomeriggi dalle 5 alle 7.30, e speriamo, ecco, di aver offerto un buono spaccato sullo scenario contemporaneo a livello internazionale, ospitando una serie di artisti per noi anche abbastanza innovativi. Quanti sono, Marina, gli artisti italiani e quanti sono gli ospiti austriaci? I nostri ospiti austriaci sono 12 figure artistiche abbastanza eterogenee, devo dire. I nostri artisti sono una trentina, con una o due opere a seconda, ecco, delle caratteristiche, e speriamo di aver realizzato un divertente simposio. Marina, questi incontri, questi confronti sono utilissimi, perché aiutano veramente a sdoganarci dal provincialismo e anche a confrontarsi e ovviamente a crescere. È quello che vuol fare Art Expertise con le sue gallerie, vuole dare proprio un'impronta internazionale alle varie mostre che cura, e che vuole rendere il più possibile anche itineranti, quindi i nostri artisti con noi girano, partono da Firenze magari, ma poi vanno a Londra, vanno in altre realtà sia in Italia che all'estero, proprio per eliminare questo provincialismo, che poi è anche un buono stimolo creativo per l'artista stesso. E mi sembra azzeccatissima la scelta della Galleria Merlino, perché le vecchie carceri delle carceri delle Murate di via Ghibellina, c'è un doppio ingresso ovviamente sia da via Ghibellina che da via dell'Agnolo, sono diventate un crocevia di culturale internazionale, perché qui si tengono concerti, si presentano libri, si fanno meeting, c'è la Fondazione Kennedy, quindi è forse il luogo più internazionale di Firenze al di fuori dei grandi circuiti dei musei. Certo, assolutamente, per, diciamo, gli artisti ancora non storicizzati questo è un ottimo punto, proprio perché la galleria è una galleria di tendenza in un luogo di tendenza, quindi in cui si promuove a 360 gradi proprio l'innovazione culturale e le avanguardie culturali. È vero. Allora, ovviamente per doveri d'ospitalità avremmo dovuto iniziare da lei, ma il prologo di Marina era indispensabile affinché i nostri telespettatori capissero l'importanza di questa manifestazione e com'è strutturata. Vorremmo che lei salutasse i nostri telespettatori, magari li invitasse nella nostra lingua o nella sua, magari proprio nelle mandature, a venire a visitare la mostra, e magari desse a loro anche dei piccoli input sulle tendenze principali di questa rassegna di artisti austriaci. Sì. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Marina Volpi, che possiamo essere qui, è un grande piacere di portare qui l'arte, di fare una collaborazione con voi. Grazie a nome di tutto Art Expertise. Noi siamo felici di ospitare qui i visitatori di Firenze, e noi veniamo da un piccolo paese, ma siamo tutti nel mondo d'arte, collaboriamo con una galleria a Innsbruck in Austria, non tutti abitano lì, ma facciamo delle mostre lì. Abbiamo fatto questa mostra 2 settimane fa in quella galleria di Innsbruck, e sì, è una grande diversità di stili, abbiamo quelli che fanno la pittura astratto, figurativo, anche questo genere di
come si dice, cartoon, si può dire, poi abbiamo le sculture, le cose molto diverse. Ma anche... una mostra da non perdere per avere anche uno spaccato di una cultura visiva diversa dalla nostra e quindi utilissimo questo confronto. Marina, prima di concludere il servizio, lanciamo un appello ai telespettatori e artisti che ci stanno seguendo, perché vedo che Arte Expertise aumenta sempre il proprio raggio d'azione, sono sempre più numerosi gli artisti che ti seguono, che seguono più, insieme ai tuoi ai colleghi curatori le tue proposte espositive, quindi chi è interessato magari a saperne di più della tua attività, cosa possiamo consigliare? Di andare a vedere in un sito? Il nostro sito internet che è artexpertise-firenze.com, di contattare me, Maria Grazia o Tommaso tramite email come prima istanza. Oppure venire qua a vedere la mostra. Oppure venire in galleria e trova sempre qualcuno, inviarci il portfolio, perché assolutamente noi siamo proprio sempre aperti a nuove proposte artistiche. Allora, ricordiamo per questo ancora gli orari di apertura al pubblico, l'eventuale giorno di chiusura e la durata della mostra, questo è indispensabile, certo, per chi vorrà venire a visita. Certo, dal 18 aprile al 18 marzo al 1 di aprile, dalle 17 alle 19:30 tutti i giorni tranne la domenica su appuntamento. Vi ricordo ancora l'indirizzo, è in via delle Vecchie Carceri, quindi è l'arteria che collega via Ghibellina, via dell'Agnolo a Firenze, all'interno del vecchio carcere delle Murate.